Quindi i nazi si portarono dentro nel... Questo è silenziato oltretutto. Ma vaffanculo. E va bene, basta. Ehi, capocchia. Ehi, capocchia. C'è ancora gente? Sì, c'è ancora gente. Ok. Ok. Altri? Fantastico. Oh, da dove? Crepa. Troio. Come ha fatto ad arrivarmi da dietro? Solo lui lo sa. Va bene. Munizioni. Fantastico. E direi che tiriamo fuori questo perché... Li ho saccheggiati tutti? Sì. Che sta sparando? Al riparo, abbiamo un intruso. Ah sì? È al piano di sopra! Avviciniamoci! Andiamo! Ora brucerà... Buongiorno! No, 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 non brucerò un cazzo! Crepa tu! Oh cazzo! Ok. Oh! Ah, sei lì. Ciao, zio. Nice, Lara. Così si fa. Andiamo a vedere un po' di qua cosa c'era. Vedete? Mai lasciare le cose al caso. Tornate indietro a controllare per i materiali, ragazzi. Fate come lo zio Quit. Ok, tutto carico, tutto carico. Whoop. E saccheggiamo. Yup. Così funziona. Perfetto. Poi direi tipo una cosa così e poi così e poi così. E saliamo. Fuck. Lara, sembra veramente che ti stanno tipo facendo, onestamente. In realtà ti stanno sparando e basta. Cioè vorrei sentire un po' più di emozione da parte tua. E non tipo oddio. Ok. E poi di qua. Tu 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 tu. Plop. Plop. Ok. Yeah. Ora saltiamo qua e poi andiamo giù di qua. Poi ci tiriamo su qui e poi saltiamo così. Yeah. Così si fa, Lara. La mia scroftina. In che razza di guai ti sei cacciato? Anche Alex è diventato cattivo, ma porca la puttana. Ok. Allora, di qua. E poi suppongo giù di qua e... libricino. Lara ha ragione. Quest'isola non è per niente normale. I fenomeni naturali che incasinano il tempo, la base militare, una regina del sole e una setta di pazzi fanatici. Sembra di essere in un gigantesco reality show, oppure in una candid camera di dubbio gusto. Che ci siano telecamere nascoste tra gli alberi. Se volevano farmi cagare addosso dalla paura, ci sono riusciti. Provo a riderci su, a costo di far incazzare Reyes. Devo rendermi utile in qualche modo, altrimenti qui esco completamente di testa. Magari fossi come Lara. Quella ragazza è incredibile. Non solo è geniale, ma può anche metterti KO in 2 secondi.
Se fino ad ora non mi ha adocchiato, dubito che lo farà mai. Ma se facessi qualcosa di eroico per attirare la sua attenzione... Ai ai ai. Alex, Alex, devi metterti in fila, caro mio. E non è che puoi fare qualcosa di eroico e Lara te la dà. Devi morire. Come ha fatto il caro Rot. Rot è riuscito a toccarle le tette perché Rot si è sacrificato per la causa. E per la patata. Yeah. Abbiamo trovato un'altra reliquia. Anno 6 dell'era Meiji, ovvero il 1873. Un lato è usurato, come per eccessivo sfregamento. La moneta porta fortuna di un soldato. Potrebbe. Ok. Quindi io suppongo di qua. E poi suppongo lì. Yes. Oddio, ma qua sotto c'è qualcosa. Aspettate tutte. Ferme tutte. Lara va a investigare. No, sembrerebbe esserci solo la morte. Sì, c'è solo la morte qua. Perfetto. Lara. Allora, guarda, brava, ok. Fantastico. Non era difficile, vero Lara? Un altro po' di esperienza. Qua possiamo sederci un attimo. Abbiamo un punto abilità che utilizzeremo. Ehi. Maestria fucile automatico. Apprendi, ok. Perfetto. Poi andiamo qua, facciamo attrezzatura, fucile automatico. E gli diamo anche le granate super fiche. Ok. Perfetto. Ce n'è un'altra che possiamo prendere. Possiamo prendere questo, che è la canna professionale. Lol. La canna rigata personalizzata aumenta la velocità dei colpi per infliggere danni aggiuntivi. Ok. Faremo quella la prossima. Quindi whoop. E poi e poi su. Nicely done, Lara. C'è gente lì? Boh, non lo so. Io tirerò fuori il fucile automatico e mi porterò in position. Tanto lì si inizierà a spararsi a caso. Eccolo lì il bastardo. Oh figa. Lol, sta facendo il moonwalk. Voi due, andate a risistemare quella roba appena avete finito. Ok. Allora, se uccido lui. Dai, muovetevi. Cioè, lui mi sta guardando e... Oh, figa. Quello è grosso. Aia! No! Aia! Ok, crepa, bastardo. Wow, yeah. Splat. 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 Dio santo, che cattiveria, Lara. Cos'è che ha questo dietro? Un risalitore. Nice. Beh, questo è stato facile abbastanza, eh? Ricarichiamo. E ok, quindi ora con il risalitore noi dovremmo poter tipo... Oddio. Risalitore. Nice.
Ok. Il risalitore praticamente è un'arma di distruzione di massa, evidentemente. Ah, cazzo. Rieccomi qui. Già, rieccoti qua, Lara. Ci sarà camera tua? Quella è camera tua. Aha! La foto di loro due che si laureano. Ah, non ti sei ancora visto allo specchio, è vero. Sei uno straccio, tesoro. Già. In fondo devo ringraziare Lara per questo lavoro. Lei ha sempre creduto in me. All'università quegli snob dei suoi amici mi sfottevano e basta. Per loro ero una stupida americana fissata con il cinema che metteva nei guai la loro studentessa modello. Ma non potevano immaginare che Lara sotto sotto ha un grande spirito avventuroso. Era stata lei a proporre quel viaggio assurdo in Bulgaria con gli zaini in spalla. Però ammetto che quel locale malfamato di Sofia era stata una mia idea. Lol. E non ci saremmo mai sognate di avventurarci da sole in Tanzania per le vacanze di primavera. Invece eccoci al secondo anno tra le rovine del versante sud del Kilimanjaro. Lara armata di taccuino, io di cinepresa. Questa è la vera Lara, avventurosa, audace e sveglia come nessun altro. È un po' più sorridente grazie a me. Chissà quante altre avventure pazzesche ci attendono. Già. Questa è pazzesca, tesoro. Oh, ma cazzo! Non rompere. Gente? No. Oh! Cioè non c'era il fuoco, però mi stava bruciando ugualmente. Va bene. Ok. Questi qua sono proprio qua dentro da secoli a devastare tutto, eh. Oh shit. Non mi piace neanche un po'. Appunto. Alex, sei qui? Oh cazzo. Alex! Alex, ciao. Che succede? Stai bene? Sono bloccato qui. Messo maluccio. No. Ah, bene. Merda, la porta è bloccata. Resisti, ti tirerò fuori da lì. Ah, ok. Ma sbrigati, ok? Non c'è problema, Tato. Io sono Lara Croft e ho già capito cosa fare. The fuck? Merda, il binario è bloccato. Dovrei salire lassù e cercare di sistemarlo. Dai. Saliamo lassù e cerchiamo di sistemarlo. Non ho capito. Come faccio a salire lassù? Devo arrivare lassù. Ah, ok, adesso ho capito. Salta la ranna. Però posso fare così. Ok. No, di là, Lara. No, non di là. Perché c'è della brutta gente qua? No, non voglio usare il risalitore. Vabbè, lo userò. Non... Perché? Non posso più tirare le cose normalmente, no, eh? Aia. Allora. E va bene, non ti preoccupare. Allora. Questo si muove lungo questi binari. Quindi l'unica cosa che potrei fare io è fare così.
Ok, portarlo lì in fondo. Ok. Usare il risalitore qua. Ok. Lo so. Lo sto facendo. Non cagare il cazzo. Nicely done. Ok. Vai tranquillo, sei un babbo e basta. Ok, ci sono. Sì, ci sono. Alex! Alex! Devo entrare là dentro. Eh sì. Alex! Dai, 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 Alex, dai, resisti. Arrivo. Ah, ho capito come. Ok. Quindi di qua, risalitore. Vieni, tesorino. Poi così. E l'abbiamo rimesso in posizione. E poi risalitore. Go. E poi risalitore. Ma non ti arriverà in faccia? Ok. Alex, eccomi! Oh, Alex. Brutto stupido. Niente male, eh? Ora ti libero da qui. Scusa, scusa. Beh, addio alla mia carriera di ballerino. Eh sì. Che palle! Oddio, Alex. Così ci ammazzi. È un figo! Questa sarà la mia tomba, Lara. No! Prendigli a te. Non senza di te. Almeno una volta nella vita, lasciami fare l'eroe. Ma che eroe? Gli altri cazzo. Cioè, tu sei venuto qua per una mazzetta e una chiave inglese? Sul serio? Oh shit. Patata. Chiato un bacio. Alex, sei un grande. Oh Gesù. Oh fuck. Salta! Oddio santo, che figata! Oh Gesù! Dum dum dum! Another one bites the dust! Non uccideranno più nessuno, Lara, certo. Come no? E go! Che figata questo risalitore, comunque. Nice. No, magari non questo, eh. Comunque andiamo qua. Non abbiamo abilità, non abbiamo attrezzature, quindi niente. E tiriamo giù questo, evidentemente. E creiamo un buco per passare, giusto? Mi sembra ovvio. Vecchi diari di bordo. Oh Gesù. Dopo mesi di scavi, finalmente abbiamo nuove informazioni sugli insoliti fenomeni atmosferici che flagellano l'isola. Presso il nostro sito costiero è stata scoperta la tomba di un importante generale di epoca Kamakura.
Questo ritrovamento è il tassello mancante. Finalmente potremo controllare le tempeste. Gli scavi hanno destato gli ioni tra le rovine. Sono furibondi. Dobbiamo raggiungere la sala sacra nel monastero. Laggiù si deciderà il successo o il fallimento della missione. Ah, quindi abbiamo la prova adesso, Lara? Antiche rovine nella base. Controllare le tempeste. Mi servono risposte. No, non ti servono risposte, è abbastanza chiara la cosa, Lara. Cioè, dai, l'ho capita anch'io, figa, e tu sei un'archeologa. Vabbè. Di qua e poi nel buco. Brillino, che non avevo visto. Brillino. E poi giù di qua. Ok. Poi suppongo che qua adesso io possa aprire e utilizzare questo per farla secca. Nice. Reliquia. Sounds good, yeah. La data è illeggibile, ma in Giappone ne furono coniate migliaia a metà 800. Dai, che figata. Ok, indietro. Moneta strana comunque. Racchippiamo questo e poi... No, eh. Non posso salire lì. Va bene. Dai. E via. Ok. Poi qua. Niente, però è un punto di salvataggio. E torniamo verso Kojo. Ok. Cioè, Lara adesso è armata fino ai denti. Non... Cioè, se guardate quanta roba ha addosso, tipo, pesa 80 kg in più, Lara. E ora possiamo anche buttare giù questo. Ottimo. Aha! E possiamo anche salire fino a qua. Fantastico. Oh merda. Ciao ragazzi! Muori, troia! Tabula rasa! Ottimo! E un altro salvataggio, ok. Quindi su di qua... E questi sono caduti tutti per terra, che tristezza! Vabbè. Quindi poi così. E whoop. Oh shit. Lol. Quindi whoop. Ma perché? Non capisco. Perché non mi posso attaccare a qualcosa? Allora, tac. Ok. Ah, basta così. Basta lasciare andare. Sarò pirla, eh. Wow. Una Lara volante. È un uccello. È un aereo. No, è Lara Croft. A posto. Lara. Appena abbiamo sentito l'esplosione. Alex,
Indovina, se non è con me. Devo dire che hai sempre un effetto micidiale sulla gente. Ma vaffanculo, allora, che ti ho salvato la vita. Mangiamo, ok? Quei bastardi si sono tranquillizzati, ma è meglio non abbassare la guardia. Se devo morire in questo posto, morirò a pancia piena. Lol. Un uomo ha pur bisogno di mangiare. Finalmente un po' di ottimismo. Finirà con la barca, torneremo alla civiltà. Con una grande storia da raccontare. Ma che grande storia? Io spero solo di dimenticare tutto. Salperemo con l'alta marea. No, non possiamo. Per favore, non ricominciare, Lara. Lara non è la sola a dire che siamo in trappola, Reyes. Mattias forse è impazzito, ma ne era davvero convinto. Io gliel'ho letto negli occhi. Crede che la resurrezione di Imiko sia la chiave per fuggire dall'isola. Sembra assurdo, lo so. L'intera isola, no? Le tempeste non sono naturali. Bisogna cominciare ad ammetterlo. È vero. Durante il naufragio dell'Endurance ho sentito una presenza maligna, tangibile. L'isola è maledetta. Dove vai? Sotto quella base sulla scogliera ci sono delle rovine. Là dentro c'è qualcosa con cui pensavano di controllare le tempeste. Devo indagare più a fondo. Appena pronti. Cosa fai? Con o senza di te? Io non partirò senza di te. Grazie, Sam. Va bene, quindi dobbiamo andare alla base. Ma io credo che questo sia un buon momento per terminare la sessione di registrazione. Se la sala sacra al monastero, dovremo riparare quella barca. Non so come convincerò gli altri a puntare verso l'entroterra invece di salpare dall'isola, ma devo riuscirci. Ok. Reyes si opporrà con tutte le sue forze. Vuole tornare da sua figlia ed è sconvolta per la morte di Roth, come tutti noi. Non so spiegarmi perché Mattias sia tanto interessato a Sam, ma non ha importanza. Ora Sam è di nuovo tra noi, al sicuro. Certo. Ultime parole famose. Va bene, ragazzi, io direi che con questo termino qua questa sessione di registrazione. Spero che vi sia piaciuta, che sia stato di vostro gradimento. Alla prossima andremo nella tomba che c'è qua, perché adesso abbiamo il cosino per aprirla. E poi andremo avanti con la storia. Il mio nome è, come sempre, Quit108. Vi ricordo che se volete acquistare la maglietta a tette di Lara Croft, la potete trovare nello shop che c'è in descrizione. Ciao a tutti.